Ben cinque generazioni di famiglia marchiano il commercio di frutta e verdura a Catanzaro. Iniziò il trisnonno Raffaele, lo seguì il bisnonno Salvatore. Più recentemente il testimone lo prese nonno Ernesto per cederlo poi ai figli Nicola e Sergio. Ora i Gigliotti continuano 120 anni di storia familiare, incrociando l'esperienza dell'ingrosso con le capacità della tecnologia. Ci ha pensato Giorgio, giovane ma già esperto imprenditore, che da oltre un anno ha lanciato l'applicazione iFruit, con cui si ordinano e si ricevono intere forniture di ortofrutta al proprio domicilio. Ed oggi, assieme ai congiunti, inaugura un grande centro distribuzione sul pianoro cittadino di Santa Maria. Grande giornata per tutta la nostra famiglia, per quello che abbiamo cercato e quello che stiamo cercando di creare da tanti anni. Oggi inauguriamo questa struttura che darà occupazione a più di 25 persone. È un grande inizio per noi, ma era un passo che dovevamo fare già qualche tempo fa. Oggi le esigenze da parte dei consumatori finali sono diverse rispetto a quelle che erano 20 anni fa. È giusto evolversi e soddisfare le esigenze appunto del consumatore finale. Oggi essere qua a inaugurare questo centro di distribuzione per noi è un'emozione grandissima, anche per la storia della nostra famiglia. Penso che sia un momento di accrescimento anche per la stessa città di Catanzaro. Ovviamente qui può venire chiunque ad acquistare. Diciamo che abbiamo più. Andiamo più verso come si dice, la fornitura dei supermercati e dei ristoranti, però anche gli stessi privati possono venire qui ad acquistare come fanno al centro agroalimentare. È una struttura di 2000 metri quadrati, interno, coperto, più un parcheggio abbastanza grande da poter consentire l'arrivo sia dei camion che delle macchine. Diciamo che era quello che abbiamo sempre sognato da piccoli, cresciuti con nostro padre, il nostro nonno, il nostro bisnonno che ha fatto questo lavoro, con l'idea del mercato. I figli sono emozionati, il papà che dice? Sei più emozionato dei figli perché abbiamo intrapreso questa nuova attività per dare un servizio ulteriore alla città, ai negozi, ai grossisti, in orari in cui il mercato non è chiuso e non può dare questo tipo di tipologia di servizio. Io ho iniziato l'attività nel 75 assieme ad un mio fratello Nicola che non c'è più. E abbiamo proseguito tutti quanti sulla stessa strada. Nel bene e nel male siamo andati avanti. La pandemia ha favorito il delivery o in qualche circostanza vi ha penalizzato? No, in buona sostanza ci ha favorito il delivery. Abbiamo superato oltre le 2000 consegne settimanali solo su Catanzaro. È stato un buon trampolino di lancio per noi per farci conoscere ancora di più. Questo mi ricollego al discorso precedente. Il mercato si evolve, si evolvono le esigenze da parte dei consumatori finali ed è giusto innovarsi e sviluppare nuove idee affinché il mercato possa prendere forme diverse, capaci di supportare quella che è la richiesta locale e nazionale. Io l'ho scritto l'altro giorno sui social. Mio fratello è un visionario.
a volte andiamo, ci scontriamo per le sue idee troppo innovative. Allora lui si scontra, le sue idee innovative vanno a scontrarsi con le nostre che sono, diciamo, più tradizionali, ecco. Però devo dire, devo dare merito a mio fratello di aver avuto sempre, anche con l'applicazione iFruit, che è un delivery per i privati di frutta e verdura, ha sempre visto, è sempre stato un passo avanti, è sempre stato una persona che non si è mai fermata davanti alle difficoltà. E vedere un posto del genere adesso così pieno di gente, già operativo, mi riempie il cuore, perché ovviamente quando si apre un'attività nuova si va sempre incontro a difficoltà, scoraggiamento, paura di non farcela. Invece mio fratello è, su questo è un caterpillar, non guarda in faccia nessuno. Va avanti, infonde tranquillità anche dove non ce n'è. Lui trova sempre il modo e la cosa che ti fa dire: dai, non ti preoccupare, ce la facciamo, non c'è nessun problema. E da fratello maggiore dire una cosa del genere su un fratello minore è grande cosa, dico la verità, non voglio essere, come dire, troppo smielato, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. A Giorgio in questo caso. A Giorgio, esatto. Diamo a Giorgio quel che è di Giorgio. Poi c'è anche un dato sentimentale: molti catanzaresi, quelli più attempati, individuano questo posto come gli ex mercati generali. Sì. La storia si ripete, siamo ritornati indietro di 20 anni, perché nel 2002 abbiamo aperto Comalca, quindi sono passati 20 anni e siamo ritornati in questo posto, che piano piano cercheremo di lanciare e riavviare gli stessi fasti del mercato ortofrutticolo di Catanzaro. Consiglio, qual è il suo frutto preferito? Io mangio esclusivamente frutta di stagione, d'inverno mangio tanti agrumi, qualche mela, le pere, e d'estate la frutta estiva, che queste drupacee che sono buonissime, a me pesche, nettarine, albicocche, tutte quante le sono molto buone, quindi a me piace la frutta di stagione. Quanta carica le ha dato l'incontro, l'esperienza col ministro Patuanelli? Vabbè, è stata una grandissima esperienza, molto emozionante, è stato bello. Il mercato tecnologico sta andando avanti? Sì, il mercato telematico ortofrutticolo sta crescendo di giorno in giorno, siamo arrivati in tantissime località italiane ed esportare il prodotto calabrese in tutta Italia è quella la soddisfazione e la forza che ci fa andare avanti e ci consente di investire in quello che crediamo.